Buonasera a tutti, benvenuti al primo episodio di una serie che ancora non ha nome, in quanto appunto debole, tanto debole quanto importante. E lo troveremo, lo troveremo. E ci siamo. Allora, questa sera inizieremo con un progetto molto pop, basato sulla serie televisiva animata Rick e Morty. Non mostro l'iPad perché abbiamo già visto che la camera probabilmente non lo prenderà, ma vi mostro lo sticker. Io mi sono avvantaggiato. Che cosa ho fatto? Ho pre-ricalcato dal nostro monitor l'immagine del buon Rick, in maniera tale da essere più precisi in corso d'opera. Quindi passiamo ai materiali che utilizzeremo questa sera. Del semplice DAS, che vi ricordo da i negozianti con gli occhi a mandorla, potete pagarlo 3,99 euro. Questo è un po' più grande perché l'abbiamo preso da, non diremo nomi di negozi, la Tigre Volante dovrebbe essere il nome originale in inglese. Esattamente. Incredibile. Poi abbiamo dell'acqua, ovviamente, dell'acqua santa, perché sappiamo che il DAS è a base d'acqua, quindi asciugherà in molto tempo, man mano che perderà l'acqua, non forzate l'asciugatura e appunto utilizzeremo l'acqua. Non meno importante, la cornice sempre fornitaci dai nostri carissimi amici. Ok, Non lo faccio. potrebbe. Non lo faccio. Lo dico solo. Dai nostri amici a cui abbiamo già acquistato il DAS e questa un po' l'ho già utilizzata. E che faremo? A un certo punto andremo a incollare il nostro Rick Sanchez sulla cornice in maniera tale che voi Abbiamo già due domande. Allora, rispondiamo subito alle vostre domande. In Bravo. maniera tale che poi andrà qui il vostro Rick. Perché diciamolo, lo Sì. diciamo, noi questa sera faremo Rick insieme, anche se nessuno di voi si è già preparato con i materiali, ma la prossima volta lo scriveremo e sarete pronti. Quindi, appena morta, non è morta la telecamera. Quindi, il nostro Rick andrà posizionato alla mia destra in maniera tale che voi potrete posizionare il vostro Morty alla sua sinistra, nonché la mia. Allora, le due domande sono forbice dalla punta arrotondata da Patty. Allora, patato, si premuri per il buon Ettore Otto. Una forbice dalla punta arrotondata, ma in quanto questo programma verrà seguito da bambini accompagnati da adulti, ricordiamolo, questa sera utilizzeremo delle appuntitissime forbici. Seconda domanda è l'italico DAS, quanto mi costa invece? Chiesto da Digital Works. L'italico? L'italico DAS. Allora, italico se in quanto acquistato in un negozio punto it e non punto. GPOCH. Esatto. Credo costi uguale. Comunque questa sera ci manteniamo su 5 euro di DAS e 5 euro di cornice. Ma in realtà se la prendete un pelo più piccola. Quanto è lungo un pelo? Esatto. E va bene, Facciamo una penso. domanda per quanto riguarda il signor Mucciaccia. Se chiedono quando arriva, il signor Anani ce lo chiede. Allora, il signor Mucciaccia verrà raidato a fine Una puntata. grande lacuna. Il signor Mucciaccia dovrebbe avere un canale Twitch, forse è la persona più adatta. Lo inviteremo perché faremo moltissimi format, ospiti, live, studio, streaming e quant'altro. Quindi gli oggetti che utilizzeremo questa sera sono le forbici che ho utilizzato nella vostra attesa per ritagliare il simpaticissimo Rick, ricalcato con mano tremolante da un monitor. Allora, a vostro piacimento, questo è un simpatico utensile che forse magari è, come si dice, un po' troppo ambizioso per la Lo è, prima puntata. lo è. Quindi, un modestissimo Credo tagliaformaggio. sia più ancora più sofisticato Allora, del. diciamo che potrete prendere tranquillamente un coltello da cucina o una qualsiasi cosa lievemente appuntita, ma giusto per tagliare e sagomare meglio il DAS a voi la scelta. E credo che verrà fatto tutto con questo questa sera, visto che la prova, c'è stata una prova, lo sveliamo, la prova è stata fatta interamente con questo utensile. E
Iniziamo. Iniziamo. Perfetto, non sbatterò ulteriormente. Sì, soprattutto sull'asta del microfono che è ancora più sensibile. Ma... va bene. Non facciamo ASMR questa sera. Lo faremo. La prossima live. Allora, iniziamo. Pronti? Sposto il mio Rick, ma lo lasciamo a vista come zampino. Questa cosa fa tantissimo rumore. Ma va bene, se lo fa lontano dal microfono, vedo che già ha preso qua. Una domestichetta. È domestica. Eccoci questo... qua. Siamo passati? Ci siamo. Siamo passati, la telecamera... oh, ok, si è stabilizzato. Allora, non siate timidi, siate generosi con le quantità di DAS che prendete. Questo ovviamente è un po' più grande come busta, ma sappiate che con quella da 5 euro sarà sufficiente per tutto il progetto. Mi stavo dimenticando un materiale che andrò a prendere subito qua dietro, che non è... copriamo le marche, niente po' di meno che il fagioli cannellini, perché in quanto punk la dieta di barattolo di fagioli mangiato col cucchiaio direttamente qui è necessaria. Tre messaggi importantissimi. Io cerco di coprire le marche, ci metto lo scotch. Delizie dal... no! Lei non può dire l'altra cosa. Non facciamo marchette, lo copro intanto. Sirio può dire le domande. Abbiamo molti messaggi di affetto. Mestizia dice ti amo, ciao, con un bel cuore nero. Ricambiamo l'amore a Mestizia, un bacio. Poi abbiamo Aston Catch che ci chiede: possiamo svelare il nome scientifico dell'utensile verde? Allora, qui Ivan ci chiedi troppo, in quanto suppongo... attenzione, c'è scritto DAS. Lo avviciniamo. Avviciniamo in caso. Si legge? Un pochino più verso di lei. Eccoci qui. Perfetto. Che siccome abbiamo cambiato l'assetto... sopportare il lag. Che... eccoci qua. Eccolo. Si legge? Pochissimo, ma non fa niente. Sono tre lettere. D-A-S. La sua parola. Perfetto. C'è del punk attualmente. Quindi, se non siete punk quanto noi, con i fagioli cannellini, barattolo vuoto ovviamente, potete rubare il mattarello della vostra nonna, che sarà felice di farvi fare... ma bando alle ciance, iniziamo. Innanzitutto ringraziamo Patato per il complimento al microfono, ringraziamo. Grazie Patato. E accogliamo Rebichini che è arrivato con un po' di ritardo. Sei scusato Lorenzo, benvenuto. Ok, iniziamo ad appiattire. Allora, che cosa faremo per iniziare? Ci creiamo una superficie abbastanza omogenea e ci cureremo di... parla almeno della grandezza del nostro stencil, perché partiremo con un primo layer livello in italiano, un primo livello, anche questo è un gioco a livelli come avete capito, e quindi che riesco a ospitare tutto il nostro rig per crearci. Allora, è veramente duro questo DAS perché era già aperto, quindi immagino che il vostro avrà bisogno di meno muscoli, ma siccome qui siamo persone muscolose, perfetto. La prossima puntata prenderemo un mattarello, andremo a citofonare a qualche anziana signora e ruberemo il mattarello. Ok, credo di essere arrivato alla dimensione giusta. Allora, diciamo che il primo layer potrebbe essere un po' più spesso, così da conferire una certa solidità e stabilità al nostro modellato. Vediamo un po', come vedete siamo entro i limiti, quindi continuerò per qualche secondo, che so che è molto rilassante. Io metto la telecamera frontale in questo momento perché la telecamera laterale subisce un po' la ballata. Allora facciamo così. Ma non fa, non la tocchi. Come fa a subirlo? Non tocca. Credo che tocchi con quella vite, ma non succederà niente. L'ho spostata. Vediamo se subisce ancora. Andiamo. Credo sia il pavimento che trema. Perché potenza, il nostro studio è locato, diciamo, in una struttura tanto antica quanto preziosa, diciamo, come bene umanitario. Basta, iniziamo. Perfetto. Allora, vado ad adagiare il mio Sanchez. Cioè, qui veramente utilizziamo tecniche... inequivocabili, ecco, credo sia il termine giusto. Quindi mi munisco del mio taglia parmigiano senza marca, parmigiano stagionato, quello buono italiano, e inizio a crearmi
la forma. Taglio qui. Taglio qui. Eccoci. Sicura posizione della telecamera non aiuta sicuramente. Vediamo se è settabile con un click. Proverò. Siamo sovraesposti. E non perché siamo in live. Quello è il nostro lavoro. Allora, ci tengo a precisare che nelle prossime puntate noi proveremo a scrivere che cosa si farà in anticipo sulla programmazione. Sotto a programmazione trovate la programmazione, in maniera tale da farvi preparare per farlo in diretta. Così che non solo, cioè nel senso diventa ancora più interattivo. Eccoci qui. Quindi, tagli sono stati fatti. E ci accingiamo a rimuovere l'eccesso. Perfetto. Non è stato tagliato bene qui. Eccoci qua. Inizia a scarseggiare la qualità dopo appena 19 minuti. Qualità di? Riuscita. No. Guardate qui. E io vi assicuro che verrà meglio del disegno che vedete in questo momento. Eccoci qui. Tagliamo. E siamo pronti a rivelare. Cioè già... già vedo un sorriso masochista. Vorremmo tanto vedere. Bene. C'è ma non si vede. C'è ma non si vede. Quindi continuiamo. Mettiamo da parte il nostro cameo. Non è un cameo. La nostra figura. La nostra proiezione del Rick Sanchez. Non ho capito. Lo dica... I fagioli costruiscono un po' la visione frontale. Non diciamo la marca, ma diciamo di che cosa si tratta. Quindi adesso io proverò a riassemblare. Io li sto per riprendere. Riprendere. Sto per prendere la tazza, perché... piena di liquido. In quanto parlatore dovrò ogni tanto... umettare... le mie corde vocali, perché sappiamo che l'acqua va direttamente sulle corde vocali. Strano ma vero. Ok, quindi iniziamo con gli occhi, direi. Mi sembra un buon punto d'inizio. Quindi riprendiamo la nostra figura che ci accompagnerà per tutto il tragitto, perché appunto la utilizzeremo come metro di misura per i nostri elementi che andranno a comporre il volto di Rick Sanchez. Eccoci qua, iniziamo. Allora, vi consiglio, se non avete uno strumento appuntito, che noi facciamo come gli antichi maestri, prendiamo allora esternamente quest'occhio, lo possiamo tagliare subito. Internamente prendiamo i punti cardine facendo dei taglietti, come facevano col cartone preparatore gli antichi maestri 600-500 anni dopo. Ancora utilizziamo quelle tecniche. Eccoci qui, molto velocemente. Nel frattempo che lei ultima gli occhi, chiedono in chat. Tiroide 93 chiede: hai mai sentito parlare della leggenda di Dark Plagueis, il saggio signore dei Sith? Buonasera Matteo, sotto false, sotto mentite spoglie. Tiroide 93 mi sembra un bel nome. Allora, vedete come noi abbiamo preso, si vede? Si vede. Abbiamo preso l'ingombro contro ogni aspettativa dei nostri occhi. Sto andando a tagliarli, proviamo a tagliare con questo, perché l'ultima volta ha funzionato. Riprendo questo. Luca Daz ci ha mandato 4 bellissimi sticker. Buonasera Luca. Abbiamo anche fruitori che fruiscono non dall'Italia. Addirittura. Il signor Luca è in trasferta. Allora,
Come giobbavano gli antichi? Chiede Ivan. Ivan, sì. Allora, io credo che gli antichi giobbavano con gli utensili che stiamo utilizzando. Io credo che questo taglia formaggio non sia stato inventato nell'ultimo secolo. E guardate come sono venuti via facilmente. Occhi di uno spessore notevole, ma questo aiuterà che cosa? La tridimensionalità, signori. Quindi, dopo che ci si è già sporcata, lo bagniamo, sperando che vada via. E guardate come va via. Allora, io spoilerò che in realtà potrà essere dipinto. Adesso vediamo se inserirlo in qualche... in qualche video, live... Una volta finito anche il signor Morti. Oh, esatto, ci saranno gli extra. Quindi adesso riadagiando la nostra figura, attenzione, andiamo a ripassare l'ingombro. Perché, ripeto, noi qui non lasciamo nulla al caso. Così da avere l'esatta posizione dei nostri occhi. Potevo far meno punti, ma... eccoci qui, siamo tornati. Allora, una cosa che non abbiamo detto forse, ci sono alternative per il DAS? Perché allora, magari qualcuno preferisce altro. Allora, l'alternativa al DAS, se volete, è il FIMO. O anche, allora, per cose così semplici è il FIMO. Perché se prendiamo la plastilina, l'argilla e simili richiederanno un trattamento più da esperti, ecco, un po' più elaborato. Quindi, visto che abbiamo scoperto, noi lo utilizzeremo da esperti, non da... posso dire bambini? Qualche bambino si offende? Lo utilizziamo con la consapevolezza di chi ha vissuto tot anni della propria vita. Quindi, allora, facciamo che l'alternativa, se volete, è il FIMO, visto che il FIMO è un must dei do-it-yourself, ma il FIMO vi consiglio di mettervi direttamente sulla carta forno, in modo che poi il trasporto è agevolato, e addirittura col FIMO lo possono fare già colorato. Giusto, giusto, è vero. Non so quanto vi costerà, esatto. Ma... quello è un aspetto, sicuramente il FIMO un pochino alza l'aspetto economico. Però magari vi consiglio di partire col DAS bianco perché poi sarà pitturabile. Certo. Ma bando alle ciance, ho bagnato l'estremità, sposto i fagioli, l'estremità del mio medio, che verrà utilizzato solo per inumidire. Per favore, la chat non prenda queste parole troppo alla lettera, per favore. Non per fare gesti, no. Avevo inteso, non esatto. E iniziamo, andiamo ad incollare. Quindi premuriamoci di umettare entrambe le superfici. E così, da. Ale Moxie dice, Vandersek Jack. Oh, doppio salto mortale. Ricordiamo la puntata degli alieni e dei ricordi, puntata 4, seconda stagione. Vi consiglio un rewatch. A noi expertise, cioè lei è un esperto incredibile. È stata un nostro must, lo dico. Sono sporcato? No. No. Come potete notare, questo gilet è fatto da me medesimo con la candeggina. Ci sarà una puntata dedicata a come customizzare i nostri vestiti con la candeggina. Tornando a noi, di notevole fatto, non l'avevo mai visto, giuro. Incredibile, io penso che in camera non si noti, ma il dettaglio è impressionante. Eccoci. Non si nota quasi. Si noterà. Sì, a fine puntata, ricordiamoci. Allora, con cosa continuiamo? Continuiamo con il sopracciglione. Bevo. Perché in quanto ancora non sono un divulgatore di professione, la mia voce subisce i segni del tempo, dei minuti in live. Quindi, come abbiamo fatto con gli occhi, procediamo col nostro sopracciglio, perché ne è uno unico, è un monociglio. Lo è, data un po' la trascuratezza del lato estetico di Rick, che però non sembra intaccare il suo sex appeal. O meglio, probabilmente è un punto a favore, certo, del suo sex appeal. Perfetto, l'abbiamo fatto. Andiamo a tagliare come facciamo da 10 minuti a questa parte. Lei non ha spiegato la funzione dell'acqua, secondo me l'ha utilizzata ma non l'ha spiegata, temo. Non l'ho spiegata. Penso di no. Allora la spiego,
chi è più sveglio di noi, che già l'ha visto, già l'ha visto perché mai l'abbiamo già detto e quindi l'ha già captato. La funzione dell'acqua è di, in quanto a inizio puntata abbiamo detto che l'acqua è un componente dell'argilla, noi andremo ad utilizzare l'acqua come collante, ovvero attiviamo entrambe le parti per permettere una migliore, un migliore incollaggio. Quindi andiamo a riposizionare sopra il nostro Rick Sanchez. Questa volta partiamo dall'alto, perché, cioè nel senso, facciamolo calzare dall'alto, perché sotto abbiamo già inserito gli occhi. E quindi magari non porterà più. Eccoci qui. E riprendiamo qualche... Questa volta ne faccio di meno. Giusto qualche punto cardine. Qualche punto carmine. Allora, una domanda fondamentale in chat dal signor Ranalli. Ci dica, Alessandro. Maric, Sirio o Federico? Questa è una domanda che già può spezzare questo duo. Allora, io lo dico. Potrei benissimo essere morti. Come morti? Evil. Morti. Vado a incollare. Vado a incollare il monociglio. Vai. Eccoci qui. Lisciamo. La funzione dell'acqua è anche quella di lisciare. Quindi guardate con che delicatezza vado a lisciare. Eccoci qui. Io credo che già stiamo raggiungendo livelli notevoli. Ora. Il naso che tanto contraddistingue. Allora, intanto qui è venuto fuori un sorrisino che vi mostreremo in camera. È un po' un dumb Rick. Perfetto. Vado con il naso, procediamo, se no qui ci stiamo 3 ore, voi vi annoiate più di quello che già state facendo. E si procede. Sta facendo un po'. Come avete notato... Come avete notato, facciamo che gli diamo esatto, tac e tac. Come avete notato, non c'è sigla, quantomeno il nome del format. Ma sappiate che arriveranno. Nel frattempo, se volete, come arriverà la musica in sottofondo? Diciamo che va bene partire con la qualità, ma partire con tutte le carte scoperte mi sembra. Ha visto che ho fatto il naso? Dove ipoteticamente poteva... Perché questa non è la bocca, è il sopracciglio. Ma l'ho flippato. Lei continua a sorprendermi. Quindi tiriamo fuori il nostro naso. Quindi dicevamo che la prossima volta, se volete, se facciamo sempre qualcosa a tema DAS, vi dico che cosa dovete procurarvi così da farlo. Direttamente nella programmazione. Insieme. Cioè. Esatto, capiremo quante... cose possiamo scrivere nella programmazione. Quindi, riadagiandolo da sotto, perché sappiamo che sopra abbiamo già volumi, vedete? Perfetto, facciamo i nostri segni cardine soliti. Io cerco di trasmettere il fatto che chiunque potrà riuscire in questo progetto. Non abbattetevi più di quanto magari già lo fate nella vostra vita. Siamo qui anche per questo. Assoncatch dice: non mi funziona il link al negozio. Credo sia tutto venduto allora. Credo sia questo il motivo. Finalmente questo soldato è arrivato. Allora, non ti funziona il link negozio. Allora, oggi pomeriggio abbiamo avuto dei problemi con il negozio perché, appunto, ripeto, probabilmente stiamo vendendo troppo e non riescono a starci dietro. Allora, intanto proseguo. Avete visto che il naso è stato incollato e potrebbe sembrare quasi un pupazzo di neve. Quindi, se volete, in questo caso utilizzerò solo questo strumento, potete andare ad appiattire, nonché accompagnare la punta, non la punta, ma... Ancora non abbiamo un nome per il punto di partenza infraocchiale del naso. La croce degli occhi? Il termine esisteva. Nasello. Oh, vedete come stiamo accompagnando il nasello? Livelliamo. Poi ci ricordiamo che l'acqua è nostra amica e la utilizziamo. Amica del Galdiero Studio. Da tempo memore. Ancora non utilizzeremo colla vinilica, ma sappiate che arriverà. Ora,
Procediamo molto rapidamente. Sta vedendo come questa puntata procede a ritmi quasi, quasi sostenuti. Se vuole le comunico il la tempistica. Quanto è passato? Da quanto? 33 minuti. Da quanto ci divertiamo con 8 minuti di saluti? Perché ricordiamo che al Galdiero Studio... Non se lo giochi. Era un tranello. Abbiamo il motto finale ma non il titolo della serie. È quasi Natale. Lo è. Allora, continuiamo con le occhiaie. Questa sera non parleremo di salsicciotti perché... Non dobbiamo produrli con le mani, taglieremo, cioè nel senso la pista si fa ma non troppo e non qui. Quindi andiamo a prendere l'ingombro delle famose occhiaie, le iconiche, dei Iconic One, occhiaia del signor Sanchez. Prendetevi qualche libertà, ecco io qui magari la allargo, qui prendiamo sempre i punti Carmine. Eccoci qui. Io credo che dovremo aggiungere i punti Carmine come trofeo per i fruitori. Non in bit, in punti Carmine. I punti Carmine. Perfetto, allora. Se inizia a distruggervi, sì, non abbiate problemi. Perché primo ne ricalcate un altro. E certo. Non dirò. Anche se lei non ha fatto vedere l'immagine da quale è tratta. Non l'abbiamo fatta vedere. No, però... Provo a farla vedere qui. Che sballa un po' di meno. Perché no. Da lì abbiamo visto che non si vede. No, da qui purtroppo no, ma se lei la gira sicuramente... Oh, perfetta! Guardate con che sguardo nonnerno il signor Rick verso me. Guarda il nipote. Quindi, come detto, questa sera noi faremo il nonno e voi, in differita, potrete... Stasera c'è un problema con il potrete e il potreste. Quindi, una volta preso... Presa la forma. Stoncacci. Che cosa è Ivan da Stoncacci? Mi chiamerà Stoncacci perché il suo è giusto che il nickname. Come il signor Matteo, com'è che si chiamava? Tiroide 93. Che still apprezziamo come nome. Uno per adesso tra in top 10 sicuramente. Perché noi apprezziamo sia ciò che scrivete in chat che con che nome. Lo scrivete in chat. A Stoncaccio ci chiede: ci saranno i punti canale? Punto di domanda. Dinosauro che ride copiosamente. Allora, strano che già non ci siano, perché io dovrei aver spuntato il punti chat. A voi ancora non sono arrivati, vuol dire che non ci sono. Parleremo con il signor Twitch. Allora, sono venute un po' spesse queste occhiaie, quindi che cosa possiamo optare? Sembra che in generale il signor Rick... Allora, è molto spesso, ma se con cognizione di causa noi teniamo d'occhio tutti i volumi, cioè nel senso fatevi un esame di coscienza e capite se qualcosa può essere più spesso o meno spesso, però se voi mantenete lo stesso spessore per tutto... Non avrete problemi, anche se stiamo per andare a sottigliare uno spessore. Quindi, come sto consigliando, io l'ho flippato. Si vede in camera? Avete visto il flip? Sì. E non toglierò metà, un po' di meno. Eccoci qua. Con questo, se avete un coltello affilato, potrete sia tagliarvi il dito che questo. Tiroide 93 ci dice: non si faccia soffocare dalle sue ambizioni. Signor Krennic, citazioni su citazioni. Lei questa citazione non la conosce perché non abbiamo visto gli spin-off di Star Wars, suppongo. Esattamente. Sto andando a posizionarla. Ma guardate con che nonchalance veste l'occhiaia il signor Rick. Ricordatevi sempre di bagnare, se non bagnate, se non ci bagnate, se non mangiate il DAS non si incollerà, ma potete toglierlo e ribagnarlo. Proprio perché non si incolla. Quindi io vado ad accompagnare un pochino, perché allora se lasciate dei punti vuoti... Tra una cosa incollata e l'altra, come adesso si sta vedendo tra gli occhi e l'occhiaia, era un punto, una linea un po' troppo netta.
che diciamo ci va un po' a boicottare l'effetto ottico. Quindi basterà solamente non stuccarla in realtà, ma riempirla spostando il materiale. Ovvero, come sto facendo io, si vedrà un po' poco, però eccoci qui. Quindi ci resta veramente poco, ma iniziamo a infondere un po' di vita al signor Sanchez. Proprio come la vita che viene infusa nella nostra chat, che continua a polulare di citazioni. Il suo collega è più in basso di me, maestro Guidoni. Qui qualcuno ha... Sono più in alto di te, tradotto in italiano malissimo, è I have the high ground. Quindi, allora, che facciamo adesso? Iniziamo a dare qualche segno che renderà vivo il nostro Rick Sanchez. Quindi adesso abbiamo dato qualche volume per divertirci, per scaldarci. Adesso, cercando di far calzare, che cosa? Il bordo dei capelli, perché all'interno abbiamo già in Donna dei Facili costumato tutto. Ah. Esatto, vedo che è facilmente intuibile. Che facciamo? Ci tracciamo con i nostri soliti punti. Allora, la punta di questa cosa è venuta meno. Quindi se voi avete un punzone, strumento puntico, potete facilmente andate a chiedere gli stuzzicadenti. Esatto, io oggi volevo procurarmi degli stuzzicadenti che non sono stati procurati. La regia non ha assecondato tutte le richieste che abbiamo fatto io e Sirio. Perfetto, pensavo che io fossi la regia per un momento. Lei lo era prima del boom economico. Adesso non dobbiamo più abbassarci, chiaramente. Quindi avete visto che ho preso il bordo della testolina con orecchia compresa. Poteva essere una buona idea prenderla prima di posizionare gli occhi. Allora, potrebbe essere una buona idea prendere direttamente tutti i punti cardine all'inizio, però secondo me dopo diventa un po' il gioco unisci punti, sì. E quindi potreste andare in confusione, ma potreste almeno prendere la testa all'inizio. Mi trovo d'accordo. E guardate qua. Mi meraviglio sempre di più. Io vi faccio vedere sia il Rick in corso, che il trick del sottosopra. Il pupazzo di neve. Eccoci qui. Lo avviciniamo. Che bellezza. Qualità altissima. Puoi ben dirlo, Sirio. Puoi ben dirlo. Procediamo? Possiamo procedere. Procediamo. Allora, quindi che cosa facciamo? Andiamo a creare questa insenatura. Che in realtà c'è anche un trucchetto. Che adesso io provo senza prepararlo. Lo provo così in diretta. Come il signor Antonio che cade. Ma non che sale. Ma cade anche. Signor Antonio. Allora, se voi vi munite... La sto facendo. Parli sempre verso avanti, perché il microfono... Allora, prenderò delle forbici. Se voi vi munite di carta plastica, tipo questa... Attenzione, perché maggiore è lo spessore, maggiore è l'indonna di facili costumiento che avverrà al vostro progetto. Quindi che cosa faccio? Vado ad adagiare sopra la carta plasticea. Non si vede più niente? Si vede, no. Perfetto. Perché che cosa succede? Se noi andiamo a segnare, questo non l'abbiamo fatto nella prova, questa la porto come upgrade. Se noi andiamo a segnare con la plastica, eviterà di tirarci su i bordini, che creeranno una catena montuosa con fiume. Ma siccome a noi serve solo il fiume, la catena montuosa con questo metodo... Guarda, ci faccio vedere una prova su quella cosa lì. Lo sto per fare, perché voi siete diffidenti. No, ci faccio vedere senza e con. Allora, questo è un senza, che è venuto benissimo. Lo faccio... Però probabilmente perché è dritto. Questo è un senza. Faccio vedere un senza fatto per bene, allora. No? Allora, vedete questo cerchio? Eccolo. Vedete questo senza? Allora, io ho... Lo porti più verso di me? Eccoci qua. Vedete come viene un po'... Aspetti un attimo. Perfetto. Anche ci sono tutta la dentellatura sul... È sprangiato? Come ti dice in italiano? Se noi invece lo facciamo... Sempre meglio...
utilizzare un punzone anziché una lama, però per le linee giustamente. Se non... con buca la plastica. Io la butto dentro. Perfetto. Non verrà bannato per te. Io, guardate come sto facendo. Ora vado a rimuovere la plastica. Questa è una plastica di media durezza, quindi si porta con sé un po' di massa. Ma come potete guardare, lo sfrangiolamento non vi è. Vi è al massimo un po' di crestina. Eccoci qui. Ok, però sembra meno profondo anche. Però sembra meno profondo, ovviamente. Che vediamo se riusciamo a potenziarlo. Allora, in realtà, noi in secondo luogo possiamo potenziarlo, perché abbiamo già creato un canale. C'è del glitch. Quindi, sto per andare a farlo. Allora, nel frattempo che lei va avanti, a Stoncatch ci dice, ci sarà una puntata dedicata a Buchetto per Popò. Allora, io lo vorrei, ma visto che ci sarà la puntata in cui mostreremo i vostri lavori, perché non mostrare il vostro Buchetto per Popò? Io vi sto dando... come si dice? Metodi per fare le vostre proprie opere d'arte. Perché voi adesso potreste essere, come si dice, un po' malfidati nel vederlo in bianco e dire, va bene, hai fatto... che cosa hai fatto? Un qualcosa di bianco. Ma vi assicuro che dipingendolo sarà tutt'altra cosa. Se invece volete fare i classici... la tolgo, avete visto come è entrata? Si entra e si esce. Allora, Del Nelly dice grande Bruce. Del Nelly. Del Nelly. Del Nelly. Allora, paletati signor Del Nelly, che non sto arrivando... Nome e cognome. No spoiler please, chiaramente dice Patato, ma penso che deve stare tranquillo perché... nessuno qui ha visto... la nuova stagione. Esatto. Io purtroppo neanche la penultima devo che ho sentito pareri contrastanti. Allora, se ogni volta che vi sembra che sia un po' più rocambolesco del dovuto il vostro modellato, prendete un po' d'acqua e sistemate. Eccoci. Qui io ho accidentalmente fatto un taglio che non doveva essere fatto, ma nulla, non lo dirò. Tutto si trasforma. Non siate timidi quando lavorate con la vostra argilla. Adesso io vorrei fare le pupille senza stampino, cioè senza reference. Si mostri artista. A mano libera. End. Ah, ok, lo spoiler dice Patato era per le puntate del live. Dai. Che cosa abbiamo spoilerato? La stagione l'ho vista, dice Patato. No, dice che potrebbe esserci puntata sui lavori del pubblico. Allora non facciamo che faccio un altro video in cui apro la cartella foto dei fan e è vuota, ok? Riempiamola. Perfetto. Del Nelly intanto, per aiutarci la comprensione della persona, ci dice vogliamo un ritratto della Luce Valgo di Gianluca Leoni. Del Nelly. Del Nelly. Allora, credo sia l'emozione che non mi fa fare questi collegamenti mentali. Allora, Tiroide, mi informo nel frattempo che lei è live. Intanto Tiroide ci chiede, a proposito maestro, chi ne pensa? Collaborazione interessante in futuro? Assolutamente. Come stavo annunciando, ci saranno collaborazioni, ci saranno artisti invitati, perché il nostro Tiroide è un artista. E quindi ci sarà la possibilità di fruire di questi simpaticissimi video, intervista, chiacchierata, che non metterà nessuno a disagio al di fuori di noi due. Quindi, io direi, allora le facciamo queste pupille, non perdiamoci in chiacchiere. Le faccio hand written, handmade. Quindi faccio la prima, guardate come, visto che sono asterischi, io inserisco e disinserisco. Inserisco e disinserisco. Hai visto come tengo bene pensile? Ho fatto l'accademia io.
Due volte. Due volte, non da ripetente, sottolineiamo, perché abbiamo anche un pubblico che ancora va alle superiori e quindi si dice: ma Federico non era uno studente modello? Non alle superiori. Senti, che nella vita, nella vita possiamo fare tutte le scelte che vogliamo. Quindi, visto che questo Rick sta prendendo delle sembianze veramente simpatiche, procediamo con la bocca. Procediamo con la bocca. Io l'unica informazione che riesco a dargli è... di Deli Neli. Non si è più palesato. Di Del Neli. Del Neli. Del è nato il 24 aprile 2018. È nato nel 2018. Il 24 aprile però, quindi ha ben 4 anni e mezzo. 3 anni, non sono bravissimo in matematica. Lei è criptico, signor Del Neli, e sta prendendo molto spazio all'interno di questa trasmissione. Ce ne compiacciamo. Vuole cliccare il follow button? A noi ci Il signor Del sta followando? Sta facendo tremare le telecamere? Io non lo so. Chi non ha premuto quel cuoricino che trovate in basso? Allora, un po' ci fa del male. Facciamo che chi ha già followato, rifollowate tutti contemporaneamente. No, rompiamo la live. Io non sottoporrei i nostri roccamboli. È un mix tra il nonno di Leone il cane Fifone e Rick. Eccolo qui, Tiroidi 93 ti segue. Questa è una cosa che fa tremare le telecamere. È stato detto. Li sentirò tutti in differita, sappiatelo. Le bikini ti segue. Grazie Lorenzo. Ha sistemato. Come ha fatto? Quindi io mi triggererò ogni volta che voi followate, sappiatelo. Sto procedendo con lo stesso metodo. Abbiamo prima preso l'ingombro della bocca e ora andiamo a scavarla. Aston catch. Questa è una cosa. Perché noi? A noi non ci interessa il pezzo unico fatto a tirar via. Corrado Petrelli ti segue. Buonasera Corrado, benvenuto. Benvenuto in live. Eccoci. NM Digital Artworks, Digital Works, scusi Nicolò, dice no, spiazzato forse. Avete visto? La qualità. C'è stata una ricerca non indifferente. Quindi, la nostra bocca è stata fatta, io adesso ripasterò tutto, anche questo, ma non troppo. Non troppo perché sennò dopo andate... Però ci vorrebbe... a bucare. Brexstar ti segue. Buonasera, Po. Però ci vorrebbe l'audio di Orlando, dice Nicolò. Tutto? Io. Vogliamo mettere tutto? Dopo ci bannano. Il signor Orlando decimo meridio. Quindi, continuando... Allora, forse potevamo fare tutto il volto. In sovrimpressione. Tranne cosa? Cioè nel senso, lo facciamo! Qua ci si migliora perché tutto si trasforma. A quanto siamo arrivati di live? A quanti minuti siamo? L'aggiorno immediatamente. 45. Siamo a 51 minuti. Porca vacca. Allora io lo faccio. Sì, prego. Con 153 visualizzazioni. 19. Oh, allora qui c'è stato un errore. Allora, quindi dicevamo, io sto continuando. Lo vogliamo fare il salsicciotto per la bocca o verrà? Allora, secondo me non è necessario perché, come le dicevo, sono elementi grafici, sì, che non per forza richiedono il volume, ma in realtà andremo a risolverla portando fuori tutto il volto. Quindi io adesso la ripasso. Perché darvi consigli per poi non utilizzarli? Eccoci qui. Signor Sanchez. Diciamo che ho fatto una mossa sconsiderata, ma... Eccoci. Elementi grafici. Quindi dicevamo, io intanto mi preparo un nuovo ripiano. Anche dell'SMR, un nuovo ripiano per... Allora, sai che faccio io? Visto che è duro,
Cioè, visto che si è seccato, non è duro. Perfetto. Lo inumidisco e lo reimpasto. Per ammorbidirlo, perché noi siamo scultori professionisti al servizio di tutti. Nel frattempo che lei impasta, in chat si dice vai vai con la salsiccia che ci piace, da patato. Patato e salsiccia sappiamo che... Molto molto. Vanno d'accordo. E dicono, mancano solo 7 ore per la partner, ci dice Piccolo. E continua, ma stasera tirata maratona fino all'alba? Non stasera. Questa è più io temo, risposta. Anche se ti ricordo che in chat ci è stato chiesto niente spoiler. E temo che maratone verranno fatte. Fortissimo. Fortissimo, lei è un incredibile batterista. Io faccio come quei due pizzaioli, non dico avrebbe altro. Avrebbe dovuto essere su Whiplash. Non tutte le citazioni vengono colte da questa persona. Quindi che cosa facciamo adesso? Io continuerò a sorprendervi, poiché la sua preoccupazione è altissima nel suo volto. Poiché, allora, guardate, attenzione, questo è un passaggio importante che potrete fare a inizio puntata. Noi la facciamo a fine puntata perché ci divertiamo comunque. Allora, lo avvicini, si avvicini un po'. Allora, io l'inverto. Avvicino un po' la telecamera perché essendo un passaggio importante. Io li inverto, metto questo qui e questo qui. È un passaggio importante in quanto da fare, non importante da vedere. Ci pensavo proprio a quello. Quindi, velocemente, riposizioniamo. Questa è una magia, la faccio in 4 e 4, 8. Tolga il dust dalla camera. Perfetto, mi idrato. Idrati. Quindi riprendo la forma di tutto. Tac tac tac, si vede? Mi faccio ombra. Eccoci. Si vede abbastanza, sì. Direi che se le persone sono in tutto il schermo è abbastanza grande. Allora io direi che il comando è stato lanciato. Eseguite l'ordine 66. Questo è per te, signor Tiroide. Vediamo se risponde in chat. Vediamo se il pubblico non ci ha mutato. Ma a noi va bene se ci mutate, che ci date comunque la visualizzazione. No, perché i padroni di Twitch ci sentono e quindi no. Non mutate! Eccoci. Galdiero per il sociale. L'ha detto il signor Tiroide? No. Perfetto. Non ha risposto, ci ha mutato. La tengo aggiornata. Sei comunque... Allora, io vi consiglierei di sbattere di meno. Sì, anch'io. E di umettare la vostra lama, poiché la rende, detto a fine puntata, la rende attenzione. Più... fluida? Meno fria... No, friabile non credo sia. Più fluida. Il taglio è più fluido, grazie Sirio. Prego. In chat... Che non è più liquido. Assolutamente no. Perché un fluido... fluido. Ah, non siamo qui a fare scienza, ok? Non lo siamo, non è questo. Vado, sì, siamo arrivati alla parte finale, lo dica. Nel frattempo il signor The Bored Berry ci dice ordine 66, Star Wars? Una risposta giunta in ritardo. Noi stiamo ancora aspettando però la risposta di colui che ha citato forte Star Wars in questo. Esatto. Quindi, ma è quasi perdonato. Quindi, come vedete, io ho ripreso la sagoma di questo coso. Cosa vuole farci? Io vi risolvo un problema. No. Guardate bene in camera, spero si veda tutto. Allora, vado a fare lo scalpo al signor Sanchez. Ok? Perfetto. Lo faccio. Quindi, toglie... definitivamente i capelli, lo sta rasando. Esatto. Siete due scoppiati, ci dice Mestizia. Siamo, è la verità. Siamo scoppiati per voi. Non in quanto colpa vostra, ma in quanto devozione, direi, no? Sempre. Gratitudine. Oh! Allora, lo è in realtà, lo è l'occasione, quindi possiamo divertirci con la puntata della confraternita Rick.
Eccoci qua. È diventato Krusty il clown? Lo è diventato. O semplicemente... Potrebbe restare così? Credo che quello sopra è diventato il vero Doc. Esatto. Quindi, bando alle ciance. Umettiamo i bordi, perché si sono un po' sfrangiati. E signore e signori, riprendendo l'ingombro effettivo della testa di Rick Sanchez. Io non so che cosa vuole fare. Abracadabra. Non serve in realtà. Esatto. Ma noi lo prendiamo. Ma non lo prenda. Facciamo poco. Che anche delle qualità. Oltre a le abbiamo. Le abbiamo. Quindi, questa cosa... Abbiamo bisogno di una palette. Bagniamo. Perché ricordaci, Sirio, a che cosa serve bagnare. Beh, inumidire sicuramente facilita l'incollaggio. Altro metodo forse che non abbiamo detto, forse non abbiamo neanche detto nelle prove. Lo dica. Dei taglietti. Io non lo so, facciamo. No, è una cosa in più. Allora. Solo una curiosità che volevo sapere. Se effettivamente funziona come per l'argilla, con cioè... Funziona in quanto metodo funzionante, quindi perché non funzionabile? Certo. Lo facciamo. Voi utilizzate lo stuzzicadenti che avete trovato. Noi stiamo andando a creare dei solchi piccolini in maniera tale. Adesso lo zoomo, anzi lo faccio qui, si vede? Un pochino più verso l'alto se vuole. Perfetto. Eccoli, li vedete? Si vede, si percepiscono. Eccoci. Lei sta usando un piccolo arato, diciamo. Sì, esatto, però un'altra, visto che è stata tirata via acqua, gli diamo un'altra bagnatina. Quindi io direi, basandoci sulla smorfia sì. che fuoriesce dalla bocca e dal mento, possiamo adagiare, e anche dall'occhio, perché un po' l'occhio fuoriesce. Incredibile secondo me, eh? Possiamo adagiare il nostro Sanchez e vedete come abbia raggiunto una dignitosa tridimensionalità. Nel frattempo Twitch ci manda delle mail in privato. Signor Twitch già ci sta notando. Già, esatto. Quindi, allora, visto che sembra diventato più pelato del solito, vediamo un po'. Noi adesso andiamo ad accompagnare, avvicino in camera, andiamo ad accompagnare, sembra veramente sdentato, lo andiamo ad accompagnare qui, vedete? Qui un pochino. Allora, lei è un pochettino troppo verso, esatto. Credo vada accompagnato. Sì, lo smussiamo, detto in parole... Sì, lo smussiamo. In parole popolari. E lo possiamo fare anche qui. Qui noi abbiamo un buco che andiamo a riempire. Attenzione. Abbiamo un buco, lo guardi. Vi faccio vedere. Lo veda la secondary cam. Abbiamo. Andiamo a riempire. È un buco. Non, effettivamente io. Non era preventivato. Ma lei sa già come. Ma l'abbiamo appena risolto. Ah, nel frattempo che lei chiude i buchi. Il signor Deborah Barry. Sì. Ci dice, maestro, sei un appassionato di Star Wars. Volevo chiederle cosa ne pensa dell'uscita del remake del videogioco di Knights of the Old Republic e della serie su Boba Fett. Uff. Allora, in quanto fan, vi confesso che mi piace far lasciar correre qualche media, perché visto che ne fruirò avidamente per i prossimi anni, non ho l'impellenza di fruirli. Ho visto, come per esempio The Mandalorian, che ancora non ho visto la seconda stagione. Allora io sto facendo, continuo però, intanto descrivo. Sto cercando di attaccare meglio, cioè nel senso, chiudere i famosi buchetti che vi avevo detto a inizio puntata, certo. Delle linee non appiccicate, dei volumi non incollati tra di loro. Diceva lei, quindi non guarda delle trasmissioni, non guardo subito, certo. Delle cose, e quindi il signor Boba Fett attenderà la seconda stagione, quindi però
No, no, è la prima. No, allora, The Mandalorian, per esempio, ho visto solo la prima, nonostante sia uscita la seconda, quindi non ho frette. Quindi per il signor Boba Fett... Perché sono un vero fan. Il signor Boba Fett, lei deve sapere che è il papà di The Mandalorian, del protagonista. Quindi è uscito una non serie... è il papà. Boba Fett, no, Boba Fett è Mandalorian. Non è il papà perché probabilmente il protagonista di The Mandalorian è un fittizio. Cioè un personaggio della stirpe. Però il signor Boba Fett è il padre di quello che sta sulla guerra dei cloni, da cui utilizzano i cloni. Certo. Perfetto. Che non è Jango Fett quello da cui viene clonato. Non perdiamoci in chiacchiere. Perfetto. Cioè quello dei cloni è il figlio, quello della serie è il padre. No, il contrario. Esatto. Quello dei cloni è il padre. Quello allora fate uscire gli Star Wars tutti nello stesso anno, non negli anni 80, negli anni 70. Comunque un microfono alla tua testa. Perfetto, quindi siamo in procinto della fine. Ci concediamo gli ultimi ritocchi, ovvero non mi piace questo perché è venuto un po' male. L'orecchio lo andiamo a risagomare un pochino, perfetto. Questo dicevamo non ci piace, quindi potremo molto semplicemente ritrascinare sopra il materiale, perché se voi fate il movimento incrociato, questo, vedete come si copre il danno. Quindi io vado pre-end senza... Nel frattempo che lei fa, io direi, non so se il signor Deborah Barry ha notato, ma al di dietro... Lo faccia notare. ...del protagonista di questa meravigliosa serie Twitch, che è il signor Galdiero, c'è una lampada... Che assomiglia a una lava lamp, ma non lo è. Come non lo è? Non è ufficialmente una lava lamp. Questa lava lamp mi è stata donata direttamente dal sito della Disney, in quanto acquistata a Disney, in quanto Star Wars è stato acquistato alla Disney. Lei non si è schierato nei confronti del videogioco, nel remake del videogioco. Allora, per quanto riguarda il videogioco, in quanto fan degli MMORPG, come lei avrà notato nelle nostre sessioni di gioco, credo che i fan, anche ludici, videoludici, saranno felicissimi di questo remake, in quanto la gente ci giocava più di 10 anni dopo. Quindi si sono guadagnati un degno gioco. Quindi dicevamo, io ho ripassato la smorfia che non mi piaceva e credo che siamo arrivati quasi a una conclusione. Cosa possiamo fare? Allora, solitamente a fine progetto ci dedichiamo alla sistemazione di cose che non ci soddisfano. Quindi in questo caso io direi che possiamo sistemare un po' il bordo degli occhi. Siamo addirittura d'arrivo. Siamo quasi. Appena 1:06. Siamo quasi ai saluti. Concediamoci del perfezionismo. Che ricordiamo non deve essere un perfezionismo avvilente, mai, ma un sano perfezionismo. Quindi purtroppo lei non lo sperimenta. Io sono un artista. Attenzione, chi si è appena. Che ha appena followato. Kaji Kaji. Buonasera Kaji Kaji. Allora, se è il Kaji che conosco io. Bono. Buonasera Kaji. Bono! Perché ricordiamo che l'olio è olio. Grandi citazioni che purtroppo alcuni di noi non coglieranno. Allora, non dirò che sto streamando perché qualcuno di famoso, la cui cheat l'olio è olio, mi ha fatto venire voglia di streamare, ma sappiamo tutti che ce l'abbiamo qui. Quindi, siamo arrivati alla fine della sistemazione, perché non sono un perfezionista, lo vedete dai lavori che pubblico sui social, di cui mettete like perché siete gentilissimi. Eccoci! Quindi... Siamo... Che cosa migliorerebbe lei, Sirio? Lo avvicina alla telecamera. Demneli, il nostro misterioso, il nostro liberato della chat.
Il nostro Del Neli, sei già entrato nel fan club. Siamo noi a fan clubare. Quindi lo avvicino. Abbiamo spacciato tutto. In chat, molto molto non indifferente, eh? Con goccia che scende. Che cosa migliorerei io? Allora, un po' lo sguardo poco profondo. No, io migliorerei un po'. Le occhiaie sono tanto nette. Io forse le assottiglierei. No, le farei più accompagnate. Esatto. Le accompagniamo. Perché comunque sono occhiaie, quindi. Va bene. Dove la cerco l'acqua? Nel posto sbagliato. Allora, quindi il movimento adesso sarà non livellatorio. Frexstar dice qualità. Grazie, Freck. Bello, Freck. Mi piace. Quindi che cosa facciamo adesso? Cerchiamo di ridurre la discesa. Cerchiamo di ridurre la percentuale di inclinazione della discesa. Ha detto accompagnare, forse. Allora, raccordiamo. Raccordiamo. La nostra occhiaia, che diventerà solamente, perché noi adesso cerchiamo proprio di toglierla la linea, cioè cerchiamo proprio di blendare, di lisciare dopo aver accompagnato. Quindi se voi vedete, vi do un'anteprima, eccoci qui, guardate già la differenza, si vede? Si vede abbastanza, si vede. Che vediamo che il continuo in realtà è come prima. Sì, anche se rispetto a quello che abbiamo fatto. Dove l'ha messo quello delle prove? Allora, quello delle prove potrebbe far sfigurare questo. Ed è Malakari. Buonasera, il signor Deli? No, ed è Malakari che ci ha iniziato a seguire e che in chat ci buonasera, dice Malakari. Dai, in caps lock. Come migliori fan. Dai, è Mala. Andate tutti a seguire il buon Mala, ci scriva. Io sponsorizzo perché sono una persona che può sponsorizzare. E Deli dice: dai, è Mala. Un indizio da parte del signor Del Neli. Cioè, allora, Kaj e Mala, ditemi chi è Del Neli. Prima che impazzisca. Comunque, eccoci qui. Abbiamo accompagnato. Ve lo mostro il signor Afro. Lei ha completamente spostato ogni cosa. Anche la telecamera? Il bello della diretta, no. La trascini ancora un pochettino più verso di sé la scrivania. Sembra sufficiente. Lo rimango nel video. Come dicono i saggi. Dove è andato a finire? Perché durante le prove in realtà lei aveva accompagnato molto, cioè aveva reso tutto molto più smooth. Molto più. Mi attento. Controlli sotto la scrivania, non ti assenti, non fa niente. Non c'è. Allora, l'abbiamo fatti più leggeri. L'abbiamo fatti più sottili. Lei ha fatto molto contrastato. E Daniel dice Aston Catch. Lo sospettavo. Era il terzo del triumvirato. E Malakari, quasi citando un messaggio che abbiamo già letto, dice: è Gianluca Leoni. Lo chiameremo Gianluca Leoni come ospite. L'ospite della vita spettacolo, che non sta seguendo la live. Non sembra. Va bene Gianluca. Non che sappiamo, se Gianluca è in live per favore scrivi in chat. Sono molto amareggiato. O Andrea. Perfetto. Allora, le abbiamo fatte bombate, ok? Abbiamo trovato, lo volete vedere? Volete vedere le differenze? Lo porti qui. Non entrerò in camera. Allora lo appoggi. Lei già sta in camera. Non so. E già sta in studio. Perfetto. Io non vorrei continuare ulteriormente a tergiversare su questo Rick Sanchez. Perfetto. Andiamo a smussare un po' di bordi. Abbiamo già smussati, smussiamo questo. Si potrebbero accompagnare i capelli, farli più stondati in quanto capelli, sui bordi e non
Le scelte artistiche che si potrebbero allora, qui... fare sono infinite. Gli occhi potrebbero essere rotondi, tantissime cose. Potete veramente sbizzarrirvi da casa e noi saremo curiosi di vedere i vostri sbizzarrimenti. Potevo non sbagliare, ma l'ho fatto. Quindi andrei con l'acqua finale, che renderà il tutto liscio, e possiamo procedere ai convenevoli di fine puntata. Qui il capello ce lo siamo perso per strada, ma visto che è il bello della diretta, lo aggiungiamo. Che lei è un artista, ci faccia vedere che può anche non ricalcare le cose. Eccoci. Guardate qui, la dimestichezza che supera il bello della diretta. Eccoci qua. Quindi, arrivati a questo punto, lo abbassiamo perché... Eccoci. Dicevamo, arrivati a questo punto, possiamo ritenerci soddisfatti del prodotto. Sto continuando a lisciare. Eccoci qua. Perfetto. Lo sto per avvicinare alla camera. Prego. È venuto sdentato? Un pochino. Eccoci qua. Lo avviciniamo. Sembra veramente notevole. Dalla camera. Questa luce un po' sopra che ci dà fastidio. Allora, noi possiamo... Perfetto, così è bellissimo. La luce non ci dà fastidio. Vogliamo alzare un po' il naso? Non so se lei cosa ne pensa. Secondo me... Credo faccia una buona ombra. Io penso che sia... Credo proietti una buona ombra. Quindi, dicevamo... Una volta asciugato, io adesso vado a rimuoverlo, ok? Perché... Del Neri chiaramente ci chiede, mi scusi, ma lei ha un sito dove vende le sue opere? Allora, noi abbiamo un sito il cui Aston Catch a inizio live ci ha detto che non funzionava. Ma se voi andate nella zona dedicata del nostro canale, in cui ci sono link a qualsiasi tipologia di attività che svolgiamo... potete arrivare anche al negozio. Quindi, riprendendo la nostra cornice, tanto messa da parte, staccato il nostro rig con la cazzuola, si può dire? Si può dire, credo che non bagni. Con la cazzuola lo andiamo ad adagiare nel punto in cui avremmo voluto adagiarlo. Bagniamo prima. Quindi. Nel tempo penso che i chat si stiano informando per la colorazione del signor Rick. Giustamente, attentissimo Aston dice. Ha detto, poi lo colora successivamente. E quindi Blackstar rimarrà connesso per le prossime puntate. Per... Chi l'ha detto sempre, Ivan? Signor Blackstar rimarrà aggiornato. Allora, Blackstar mi vuole annunciarla che sarà una colorazione un po' piatta. Perché in quanto cartone animato, lei, Frexar, in quanto pittore realista, non vorrei deluderla. Quindi abbiamo fatto i solchi, che forse qui non servivano. Abbiamo bagnato, andiamo ad adagiare il nostro Sunset sulla cornice. È decisamente troppo al bordo. Oh, perfetto. Lo rialziamo. Se vi si incolla bene e lo mettete in una posizione sbagliata, vuol dire che state facendo bene per l'incollaggio e non per la posizione. L'ho appena macchiato. Ma non fa niente perché poi... tutto si trasforma. Perfetto! Quindi, questo sarà il vostro futuro quadro do it yourself, munito di cornice. Guardate che bell'effetto. Vi consiglio magari di... In realtà potete dipingere tutto alla fine. Io lo lascerei qui. Si vede in camera? Si vede in camera, sì. Si
in camera con luci più bizzarre del solito. Sembra estremamente bagnato, ma in realtà credo che siano dei pixel frizzati della camera. Sì. Se non frizzanti, lo mettiamo così? Perfetto. No, perché è storto. O è dritto? In camera è dritto. In camera è dritto. No? Perfetto. Quindi, direi che... Adesso lo facciamo vedere dalla camera frontale, dice che regge il suo... Questa è la prova del 9. Regge all'incollaggio. Ok, facciamo lo switch camera. Andiamo nella... Andiamo ai saluti. Lei ha switchato? Ho switchato. Perfetto. Apriamo. Delicatissimo. Non lo è. Ci fidiamo. Vediamo della tecnica, della tecne, della scienza. Eccoci qua. Un momento che... Allora, però qui c'è il rischio che... Che perdiamo tutto, il focus. No, se lei lo mette dritto per dritto del microfono. Eccoci qui. Dovremmo siamo pronti allo zoom finale. Do piezzo d'arte. Un pochettino più verso l'alto. Perfetto. Qualità. È visto. Mi sembra un è in camera. Perfetto. Va benissimo. Allora, io direi che la puntata ufficiale terminerà qui. Dopo, per chi è connesso, possiamo concederci 5 minuti di chiacchiera in chat, senza impegno. E quindi, bene, faremo puntate in cui dipingeremo anche, magari faremo una puntata in cui lo dipingiamo in un futuro. Vi svelo anche i trucchi per ritoccarlo da asciutto, perché... Cioè, non preoccupatevi, ma non troppo della superficie, poiché da asciutto potrà essere rilevigata, occhiolino, occhiolino. Quindi, grazie per essere stati con noi, grazie Sirio. Grazie Federico. In quanto verrà ricaricata su YouTube, voi condividete, perché è di questo che il canale si nutre, spargete il verbo... Mettete mi piace, le cose che si fanno su YouTube, commentate, dite la vostra, mandatemi. Cliccate la campanella, iscrivetevi. Quelle qua... frasi che sono state dette ormai milioni di volte che nella vostra testa già risuonano. E quindi, siamo giunti ai saluti per chi vede in differita. Ci vediamo al prossimo episodio. È l'ora di inaugurare la celebre frase. Renderà questo canale un lei canale. Non te la ricorda. Io me la ricordo. La dico e concludiamo ufficialmente la puntata con questa frase. La diciamo un po' e un po'. Io dico la prima parte, lei la seconda, io la terza. No, io credo che lei la dica. Lei la dice tutta. La dico tutta. Sirio ha già fatto fin troppo in questa puntata. Quindi, non mancate al prossimo episodio. Mi raccomando, mandatemi i vostri lavori, divertitevi e. Al Galdiero Studio nulla si distrugge, ma tutto si crea. Ciao!